giugno alla fine d'agosto. Buone notizie, c'è un boom dei turisti stranieri nelle nostre città d'arte. A giugno sono già stati superati i numeri, pensate, del 2019. Laura Corsi. Where do you come from? United States, Oregon. From Israel. De Valencia. USA. L'acqua sempre a portata di mano, il ventaglio, la crema solare. Il caldo non ferma i turisti che arrivano da tutto il mondo. L'estate è appena iniziata, ma è già tempo di primi bilanci. Oltre 9 milioni gli stranieri che hanno scelto il nostro paese a giugno, quasi 800.000 in più del 2019. Lo rivela un'indagine condotta da CNA Turismo e Commercio. In crescita anche i pernottamenti. Borghi e città d'arte le destinazioni preferite. Roma, Venezia, Milano, Firenze e Napoli in testa. Da sole hanno attirato più di 4 milioni di stranieri. Ci siamo riabituati a vederli muoversi in gruppo, scattarsi le foto davanti ai monumenti, assaporare le nostre specialità. Istantanee di un ritorno alla normalità. È la rivincita delle città d'arte, le mete che più hanno sofferto l'assenza di stranieri nei 2 anni di pandemia.